Amici, buonasera, benvenuti in un nuovo video della Clinica per Tutti. Oggi parliamo di solubilità e pH, in un esercizio che, come al solito, mi è stato proposto sulla pagina Facebook da uno di voi fan. Allora, questo esercizio in realtà è stato abbastanza complesso, ci ho perso un sacco di tempo. Io vi presenterò una soluzione, non sono nemmeno sicuro che sia la più semplice che ci sia, quindi se ne trovate qualcun'altra fatemelo sapere senza problemi. La traccia dell'esercizio è giù in soluzione, al solito leggetela e vedete se riuscite a tirarci fuori qualcosa prima di vedere la continuazione del video. Allora, noi vogliamo trovare la solubilità del fluoruro di bario in una soluzione di HClO4-001 molare, sapendo che la KA vale 6,6 per 10 alla meno 4 e il prodotto di solubilità vale 1,32 per 10 alla meno 6. Questo problema è complesso perché abbiamo lo ione fluoruro che è coinvolto in due equilibri, l'equilibrio di solubilità e l'equilibrio poi di dissociazione acida, dato che ovviamente essendo una base debole tenderà a ridiventare HF, soprattutto in presenza di ioni H+. Quindi abbiamo due equilibri, avendo due equilibri avremo sicuramente un sistema di due equazioni in due incognite. Allora, iniziamo a scrivere quindi i due equilibri che ci interessano. Allora, da una parte abbiamo BAF2 solido, che si scioglie e diventa bario 2 più acquoso più 2F meno acquoso. Ok? Allora, lui è solido e non ci interessa, il bario all'inizio è 0, il fluoruro all'inizio è 0, quindi poi il bario aumenterà di una quantità x e il fluoruro aumenterà di una quantità 2x. Giusto? A questo punto scriviamoci l'equilibrio acido-base dell'ione fluoruro. Possiamo scriverci che F- più H3O più diventa HF più H2O. Giusto? Allora, all'inizio la concentrazione di ione fluoruro è 2x, perché è quello che deriva dalla dissociazione del sale. H3O più invece è 0,01. Perché? Perché deriva da HClO4. HClO4 è un acido forte, no? Per cui si dissocia completamente ione H+ e ione clorato. Lo ione clorato non ci interessa, però lo ione H+ sì. HF all'inizio è 0. Dopodiché, una volta che l'equilibrio procede, lo ione fluoruro sarà diminuito di una certa quantità Y. Lo ione H3O+ anche, quindi avremo 0,01 meno Y, e HF sarà aumentato di Y. Giusto? Lo ione fluoruro un pochino si dissocia, un po' tantino in realtà, si dissocia e ritorna a essere HF. Per cui lo ione fluoruro diminuisce di x, di y, quindi sarà 2x meno y. H3O più diminuisce della stessa quantità y e HF aumenta di y. A questo punto ci possiamo scrivere le due equazioni che ci interessano, cioè KA e KPS. Allora, KPS a cosa uguale? È uguale a x per, quindi x è la concentrazione di ione bario, per 2x meno y elevato al quadrato. Giusto? KPS è concentrazione di bario per concentrazione di fluoruro al quadrato. La concentrazione di bario è x, quella di fluoruro è 2x meno y. Attenzione, perché il fluoruro, come vi ho detto, è coinvolto in questo equilibrio e in quest'altro. Giusto? Quindi la concentrazione finale di fluoruro non è 2x, ma è 2x meno y. Dopodiché abbiamo la KA. La KA, come al solito, sarà concentrazione di F- per concentrazione di H3O+, diviso concentrazione di HF. Per cui avremo 2x meno y per 0,01 meno y diviso y. Quindi KA è uguale a 6,6 per 10 alla meno 4, mentre KPS è uguale a 1,32 per 10 alla meno 6. A questo punto la chimica è finita, è diventata solamente una questione matematica, cioè bisogna risolvere questo sistema. Ora, questo sistema in realtà è un sistema di terzo grado, per cui risolverlo così a mano non è possibile. Allora, io provo a fare qualche conto. Quindi l'ho trasformato innanzitutto, quindi svolgendo i conti otteniamo da qua sopra il sistema fatto così. Quindi diventa
Allora, un attimo perché è così. Allora, questo lo lasciamo così. Questa seconda equazione la possiamo scrivere come... Allora, dov'è? Eccoti qua. Quindi, y quadro meno 0,01066 più 2x, sempre per y, meno 0,02x uguale a 0. Ok? Questa seconda equazione la lasciamo invece scritta come l'abbiamo trovata. Quindi x per 2x meno y al quadrato uguale 1,32 per 10 alla meno 6. A questo punto, per risolvere il sistema, possiamo ricorrere a una piccola approssimazione. Dato che la kA è molto piccola, ci aspettiamo che all'equilibrio la concentrazione di ione fluoruro e la concentrazione di ione H3O+ siano anch'esse molto piccole. Di conseguenza possiamo fare una prima approssimazione e immaginare che y sia circa 0,01. Ok? Perché più o meno sappiamo che la concentrazione di H3O+ dovrà essere piccola, quindi y dovrà essere paragonabile a 0,01. Con questa approssimazione, sostituendo questa y qui dentro, ricaviamo una x che vale 0,04695. Ora, per verificare l'approssimazione che ho fatto, ho sostituito questa x qui dentro, quindi nell'equazione di secondo grado della kA, e ho ricavato una y che è esattamente uguale a 0,00992. Ora, 00992 è estremamente vicino a 001, quindi possiamo dire che l'approssimazione era validissima e quindi alla fine questo è il nostro risultato. Ora, io questi conti li ho fatti al computer, onestamente, quindi forse mi sono un po' semplificato la vita. Risolvere ovviamente poi tutte le equazioni di secondo grado sarebbe comunque stato abbastanza complesso. Però già facendo questa prima approssimazione, che y è circa 0,01, un sistema che prima era completamente irrisolvibile, diventa comunque risolvibile con un pochino di praticità. Quindi a questo punto x è la solubilità dell'ione bario, quindi la solubilità del fluoruro di bario in soluzione acquosa. Contenente HCl4 0,01 molare. Bene, quindi direi che il problema è risolto, almeno secondo me. Fatemi sapere se voi avete un metodo più veloce o se c'è qualche altra approssimazione che secondo voi può essere fatta e che poi si dimostri valida. E niente, vi invito a continuare a pormi i vostri problemi, che sono sempre più interessanti, come vedete. Vi invito a seguirmi su Facebook, Twitter, Google+, e sul mio secondo canale, Giuseppe Alonci. Trovate tutti i link giù in descrizione. E ci rivediamo al prossimo video. Un saluto, ciao!